certe domande se le fanno un po' tutti. Chi siamo? Da dove veniamo? Qual è il percorso dei rifiuti organici? Ad alcune, però, si riesce anche a dare una risposta. Per esempio, quella volta mi trovavo a passare in un impianto di compostaggio. Tutto inizia quando si mettono gli scarti organici nell'apposito sacchetto, meglio se di carta o comunque compostabile, e si buttano nel bidone marrone sotto casa. Poi un camioncino prenderà il contenuto del bidone e lo porterà in un impianto di compostaggio, dove scaricherà il contenuto sul nastro trasportatore, per la gioia del nastro e del camioncino stesso. I suddetti rifiuti entreranno poi nella catena di riciclo. La prima cosa che succede è che passano in una macchina che separa il contenuto dei sacchetti dal loro contenitore. Un ottimo posto per fare una foto ricordo! I sacchetti, il contenuto ed eventuale materiale estraneo passeranno poi da un setaccio. I sacchetti e l'altro materiale estraneo, come la plastica, verranno separati, perché non è questo il loro posto. Nell'organico vanno solo gli scarti organici, senza imballaggi e vaschette. Una grossa calamita separerà poi i materiali ferrosi che, come le tazzine, le bottiglie di vetro e le lattine, non vanno nell'organico. L'organico, invece, il fresco organico, potrà continuare il riciclo, andando quindi verso dei grossi silos, dove tra le altre cose si sviluppa del biogas, utile per riscaldare e produrre energia elettrica. Questi due ne fanno abbastanza per migliaia di persone. Ma la cosa che più mi interessa è questo, il digestato, il risultato di 2 settimane di digestione del silos, che sembra compost ma non lo è, perché per diventarlo deve essere mischiato a sfalci e altro verde che, essendo troppo grosso, un gentile signore con una grossa ruspa porterà a tritare per mischiarlo solo dopo. Il digestato e gli sfalci verranno quindi lasciati per circa un mese in un deposito chiuso, dove sarà insufflata dell'aria e dove degli organismi li decompongono, sviluppando calore e vapore. Dopo 4 settimane di calore e vapore, i cumuli verranno trasferiti all'aperto per maturare ancora un paio di mesi. Qui saranno rivoltati e setacciati. Nella vita, ad alcune domande è difficile dare risposta. Altre volte la risposta è più semplice. L'organico che noi ricicliamo diventa concime ed energia.